2022, e quindi vi lasciamo proprio sull'esercizio di questa ginnasta. Vedremo il Raffaeli, che è quel giro, diciamo così, che vi ha spiegato e vi ha illustrato prima Marta Pagnini, e che è proprio Sofia ha creato e poi è stato inserito nel codice. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati e gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Dipinta questa palla di Sofia Raffaeli, veramente spettacolare, ha fatto un'esecuzione bellissima, si vede che proprio dopo tutte queste World Cup, Sofia l'abbiamo vista nel corso delle settimane gareggiare in tutto il mondo, rappresentare i colori dell'Italia. Una vera maratona per Sofia, sì. Non si è mai fermata. Settimana scorsa tu con Giorgio Baldinacci commentavate proprio le sue finali in diretta da Baku, che l'hanno vista protagonista, medaglia d'argento nel concorso generale, prima ancora medaglia d'oro la settimana prima a Tashkent nel concorso generale. Davvero tanti 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 impegni, comunque instancabile questa ginnasta. Assolutamente sì, è un atleta ormai, è una veterana, e non solo, ha conquistato così tante medaglie che davvero abbiamo perso il conto. Però devo dire, Ilaria, sono molto emozionata anche per la piccola Chiara, che nell'Eurogym di Catorino si è sfidata con la campionessa del mondo e ha fatto una bellissima figura eseguendo un esercizio pazzesco con la palla. Quindi vedete che anche questi sono dei palcoscenici per le piccole atlete che si misurano proprio con queste grandi campionesse. Vedete Sofia, non solo la difficoltà del suo esercizio, ma anche la grande capacità interpretativa che nel corso degli anni ha sempre più affinato, sviluppato, migliorato. Guardate questi passaggi, questo rotolamento da palleggio veramente difficile. Qui ad esempio ha salvato, esatto, un rotolamento che stava cadendo, ma lei l'ha ripreso prontamente. Questa è una difficoltà di corpo, questo è il giro fuette con la gamba, la seconda, che questo è molto difficile, non bisogna spostarsi dal posto, quindi la ginnasta non può, diciamo, viaggiare col piede di terra, altrimenti c'è una penalità, anzi non viene considerato proprio la difficoltà. Una serie di rotolamenti a terra e finale. Bravissima Sofia. Ecco la mascotte, Ilaria, ne parlavamo prima di questo Six che balla sulla musica che accompagna l'attesa dei punteggi delle ginnaste in gara. E siamo tutti in attesa dei punteggi di Sofia, perché di solito va ben oltre il 30, non ve lo vorrei dire. Eh sì, punteggioni. Guardate, ecco, questo è Raffaeli, famoso, esatto, marchio di lei fabbrica. Lei lo combina con un pivot in planche, quindi una spaccata, diciamo, normale, sagittale, poi a un certo punto si gira lateralmente, flette la gamba in alto e quello è il Raffaeli. Ecco qui invece il pivot, questo si chiama Sakura, dove il piede deve essere alla testa. Attenzione che se il piede non tocca la testa c'è una piccola penalità. Ecco qui una ripresa anche per lei tra le gambe durante una rotazione. Momento espressivo. I passi di danza possono cominciare anche al suolo. L'importante è che non siano interamente al suolo. Quindi vedete, in questo caso è partita al suolo e adesso prosegue, diciamo, in piedi. Ecco questo equilibrio e subito dopo un rischio. Guardate questo bellissimo palleggio con subito un rotolamento, insomma, e ecco il nostro Six che torna a ballare. 35 e 600, qua veramente sentite il boato del Palagianni Asti.
veramente tutte le piccole ginnaste della ginnastica.